Roma, Palazzo Lancellotti. Siamo nello studio dove Don Giuseppe De Luca ha trascorso i suoi ultimi anni. Scrittore finissimo e appassionato editore, De Luca vi aveva portato la sede delle edizioni di storia e letteratura nelle quali si era un po' materiato il suo difficile sogno di prete e di studioso di rendere presente Cristo e la Chiesa nella vita della cultura e dell'arte. Nato a Sasso di Castalda nel 1898, De Luca era stato avviato al sacerdozio per una sorta di tradizione familiare. Gli studi nel seminario romano nutrirono ed esaltarono la sua vivida intelligenza in modo determinante. Subito dopo gli ordini, egli cominciò a legarsi col mondo letterario, a scrivere con uno stile brillante e smaliziato. In pochi anni, il ragazzo, venuto dalla Lucania, divenne l'amico ascoltato di studiosi e di artisti. La sua presenza nella nostra cultura fu subito rilevante, specialmente dopo l'incontro con Giovanni Papini e Piero Bargellini, che ora ci parla del loro lontano sodalizio. Sugli anni 30, noi sapevamo che in via Giovan Battista Vico, Papini, nel pomeriggio della domenica, riceveva gli amici letterati di qualsiasi carattere, non precisamente qualificati per un certo indirizzo intellettuale o spirituale, gli amici, così, gli amici di casa. E spesso io andavo la domenica e pomeriggio tra questi amici di Papini. Una domenica arrivò timido, anzi timoroso, un pretino basso, grasso, nero di capelli, nero di occhi, nero di vestito, tutto nero. I quali si mise in un cantuccino, mentre gli altri amici intellettuali parlavano e un po' sdottoravano, come succede. Allora, ogni tanto, questo pretino interrompeva e diceva: permette una parola. Guardi che non è così. Ha letto l'ultimo libro, ha letto l'ultimo studio, sa le ultime scoperte. E li metteva tutti in difficoltà, evidentemente aveva una preparazione superiore a tutti quelli che erano presenti e direi anche a Papini, che come informazione era veramente un'enciclopedia vivente. A un certo momento chiese scusa a questo pretino tutto nero, chiese scusa di aver intervenuto nei discorsi di tutti questi personaggi che avevano un certo nome e un certo prestigio e svicolò, andò via. Io presi subito congedo rapidamente, scesi con lui le scale, lo raggiunsi in via Giovan Battista Vico e gli dissi: scusi, come si chiama lei? Mi chiamo Giuseppe De Luca. E dove abita? A Roma. In quale via? In via Barnama Tortolini. Guardi che io domani vengo a trovarla. Avevo già iniziato dal 29 il frontespizio e pensavo che quello sarebbe stato un eccellente, anzi un collaboratore di eccezione, come fu. Andavo a trovarlo, allora avevo un incarico al ministero e quindi spesso andavo a Roma, e quando andavo a Roma io ero ospite in via Barnaba Tortolini, una via stranissima verso il Colosseo, di questo pretino che si scoprì di una cultura immensa, di una intelligenza acutissima, proprio la vera intelligenza meridionale, vero, penetrante, folgoreggiante, tanto che mi ricordo che una volta gli dissi: ma tu sei un vulcano? E lui mi rispose: sì, io sono un vulcano. Ma vedi, con un vulcano tu non ci accendi mica una sigaretta. Tu invece, toscanaccio, fiorentinaccio, sei un fiammifero. Ma con quel fiammifero dai fuoco al mondo. Questa è la differenza tra noi meridionali e voi toscani, una cosa molto simpatica. E cominciò così la collaborazione veramente preziosa. Che cosa avveniva? Egli non era uno scrittore, come si intende noi, vero? Lo vero scrittore del Pizio era Papini,
l'articolo di Papini facevano veramente sempre colpo. Era anche Giuliotti con quelli gli ossi a punta che egli polemici che ripubblicava, era Lisi con le sue racconti, era Petocchi con le sue poesie, erano Bo con le sue critiche. Con lui invece si stabilì un sistema di collaborazione interessantissimo. Io buttavo giù da Firenze i miei articoli, li buttavo giù con la mia scrittura, la mia penna, il mio calamaio, larghe intervalli, e le portava a lui. E lui, che aveva una scrittura invece piccola, piccola, minuscola, minuscola, mi imperlineava, ma non raffinandomelo dal lato letterario, ma insaporendola dal lato religioso, teologico, culturale, storico, eccetera. E così si stabilì questa collaborazione preziosissima. Non solo, ma nella rivista che io stesso impaginavo, rimanevano sempre i cosiddetti piedini, cioè le pagine non venivano mai a pari. Siccome la rivista era grande, la potremmo vedere più tardi, ed era fatta a quattro colonne, la quarta colonna rimaneva sempre zoppa. Ma io avevo gusto che rimanesse sempre zoppa, cioè rimanesse il piedino, perché insieme a lui si riempiva questo piedino di note polemiche, notizie preziose, curiose, eccetera, che era quello che dava il sapore alla rivista. E la rivista Frontespizio ebbe fortuna tra i lettori, specialmente tra i giovani, direi per due cose. Prima di tutto per la robustezza, la fierezza, la bellezza degli articoli di Papini e gli altri collaboratori, e poi per questi piedini. I lettori andavano subito a leggere i piedini, perché ci trovavano il sugo, il pepe della rivista. Mi ricordo che una volta trovai La Pira, sempre religioso, sempre intento alla preghiera, e che mi disse: c'è Bargerini, il Frontespizio però è troppo polemico, e ci sono in quei piedini che sono pieni qualche volta anche di veleno, perché c'è anche veleno, no? Ma sì, dico io, ma ci sono gli articoli anche, ci sono gli articoli di dottrina, ci sono gli articoli letterari, ci sono i racconti, ci sono le poesie, eccetera. Sì, ma io leggo quelli, prima leggo quelli. Anche lui, con tutto il suo temperamento religioso mitico, quando arrivava al Frontespizio, leggeva questi piedini, i quali erano dovuti quasi sempre alla collaborazione tra me e De Luca. Tant'è vero che molti di questi avevano degli strani cose, vero? E uno, una cosa era Epulino e Lazzarone, no? Eravamo lui, uno è Epulino e un altro Lazzarone. Questa era la firma di questi pezzettini che, come dicevo, davano al Frontespizio un particolare sapore.